sono liberi! Se salvi chi può, sono tutti liberi! Ecco fatto! Ci siamo! Attenti al Krogan! Chi ha autorizzato la liberazione di quel Krogan? Ho l'ordine nella mia base. Yeah.
6! Rispondete, dannazione! Dove sono Gedore e la sua guardia personale? Sentite. Tecnologico. Thank you.
disturbare i loro sistemi. Bene. Ho spento le telecamere di sicurezza non appena ho visto che eri tu. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma sono felice che sia tu a guidare l'attacco. Mi dispiace, Ranat Noctis. Mi hai lasciata andare quando hai distrutto il laboratorio di Siren su Viermeier. Sono fuggita da un'esplosione atomica su una navetta di servizio, ma è pur sempre una seconda chance.
Immagino che tu abbia un buon motivo per trovarti in questo laboratorio. Non preoccuparti, non sto sprecando l'occasione che mi avevi concesso. Il mio lavoro qui è strettamente vantaggioso. Non per i mercenari. Jeddore è inebriata dal potere, ma O'Kir sta cercando di fare qualcosa di buono, credimi. Anche se i suoi metodi sono un po' estremi. Tutti meritano una seconda chance, giusto? E a volte concederla dà buoni risultati. Io sto saldando il mio debito. Cosa sta cercando di fare O'Kir? È complicato da spiegare. Jeddor, il capo dei mercenari, gli ha ordinato di costruirle un esercito privato. Non so se lei saprà cosa farsene o meno. O'Kir tende a ignorarla il più possibile. Io ho creato una prassi educativa per gli esemplari cresciuti nelle vasche, ma la maggior parte di loro non ne supera nemmeno una frazione, e lui li scarica. Qualunque cosa stia cercando, di sicuro non è una cura e nemmeno una grande quantità di soldati. Pagarmi dovrebbe compensare il tuo lavoro per Saren o ciò che stai facendo qui? No, ma è un inizio che non avrei avuto senza di te. Forse non sarò un modello di ricercatrice morale, ma devi riconoscere che mi sto sforzando. Ora, se non ti dispiace, me la darò subito a gambe prima che tu faccia saltare in aria questo posto. So come lavori. Sei stato troppo buono. Un giorno o l'altro ti si ritorcerà contro. Ho osservato attentamente i tuoi progressi. Ormai è ora. Le batterie di queste vasche non aspetteranno i tuoi comodi con quei mercenari idioti. Immagino che tu sia O'Kir, vero? Non mi sembri prigioniero, né particolarmente grato del mio arrivo. Sostieni di essere qui per aiutare, ma il defunto Shepard non era un segno di delicato cambiamento. Sorpreso? Tutti i Krogan dovrebbero conoscerti. Sono certo che Rana ha già rivisitato le tue azioni su Virmayr. Sicuramente sarai ansioso di raccontare di nuovo la storia. E che storia? Saren, traditore degli spettri, minaccia di ripristinare l'Orda Krogan curando la genofagia, annullando il dolce genocidio progettato dai Turian e dai Salarian. Ma prima che Saren possa liberare le sue sconfinate truppe, ecco che arriva Shepard, che ci assicura la vittoria grazie al fuoco nucleare. Mi piace quella parte, ha spessore. Non ho motivo di scusarmi. Era la soluzione migliore. Ma io approvo. Le pallide orde di Saren non erano veri Krogan. I numeri da soli non contano. L'errore di uno straniero, lo stesso commesso dai mercenari. Ho dato al loro capo i miei scarti per il suo esercito. Ma sta diventando impaziente. È tempo che tu mi porti fuori di qui. Siamo qui per i collettori. I tuoi problemi non ci interessano minimamente. Capisco. Sì, gli attacchi dei collettori si sono intensificati. Un problema degli umani. Le mie richieste erano focalizzate altrove. Ho a
acquisito la conoscenza necessaria a creare un soldato puro. Con essa infliggerò alla genofagia il peggiore insulto che si possa rivolgere a un nemico: venire ignorato. I tuoi metodi sono estremi, ma sai come sventare una minaccia. Ci aiuterai? Forse possiamo accordarci per un trasporto sicuro, ma il mio prototipo non è negoziabile. È la chiave per la mia eredità. Attenzione, ho rilevato il rilascio dei Krogan. Opera di Okir, naturalmente. Voglio che sia fatta tabula rasa sul suo progetto. Elimineremo questi comandi e ripartiremo dai dati di Okir. Svuotate le vasche! È davvero così smidollata? Ucciderà la mia eredità girando una dannata valvola. Shepard, cerchi informazioni sui collettori. Fermala, proverà ad accedere alle sostanze contaminanti nel deposito. Spiacente, dottore. Pare che la tua posizione si sia appena indebolita. Capisco, ma se lei ci avvelena tutti, non otterrai nulla. Jedor sarà alle vasche scartate. Uccidila, io... resterò qui a fare ciò che deve essere fatto.